le notti dentro Fana, anche per noi sarà una sorta di sfida affrontare queste due notti. È la nostra 12ª edizione per quest'anno, all'interno appunto della Notte Bianca, e abbiamo due programmi che si differenziano un po' fra quello del venerdì e quello del sabato. Quello del venerdì rimane un po' più tradizionale, quindi legato a gruppi, un genere musicale un po' più rock, come è sempre stata Notte del Tofano, mentre sul sabato ci siamo un po' più sbilanciati quest'anno, provando un qualcosa di diverso. E partiamo dal venerdì 22 giugno, dove ci sarà un preserata da parte di Drugo nel Smash Project, che è questo ragazzo che oramai è da tanti anni all'interno del gruppo della Notte del Tucano, che appunto aprirà un po' la serata e farà un po' da nel mezzo fra i vari, fra i due artisti successivi. Come gruppo principale della serata abbiamo appunto i The Rock and Roll Kamikazes, che sono un gruppo italo-scozzese e di fama internazionale, un successo internazionale, e sono capitanati appunto, il loro artista di punta è Andy McFarlane. E come a conclusione della serata ci sarà Alexander Robotnik, che è un artista di fama mondiale, con il suo genere di musica elettronica e dance, che chiuderà appunto la prima serata della Notte del Tucano di venerdì. Per sabato 23 giugno invece abbiamo in programma il Fluo Color Music Festival, questo format che a partire da quest'estate, ma già anche prima, sarà un po' in tutta Italia, e sarà un format dove ci saranno palloni, luci, led, polveri colorate per far divertire la gente, un format anche molto più adatto forse ai bambini.